Alberto Recchioni, 40 anni, classe 1974, come scrivono gli articoli, faccio principalmente fumetti, scrivo e disegno principalmente fumetti, del fatto del disegno non ne parliamo perché non vi interessa, del fatto della scrittura magari qualcosina sì, visto la scuola che frequentate. Specifico principalmente fumetti perché poi lavorando di scrittura la cosa bella dello scrivere è che poi declinarla in mille maniere diverse e il corso che facciamo oggi, l'incontro che facciamo oggi verte sull'idea della scrittura invisibile, ossia quella scrittura per la produzione che non è quella che poi il lettore legge direttamente e il fumetto ne è un buon esempio. Che cosa significa, che cosa intendo io per scrittura invisibile? Una cosa interessante della scrittura per la narrativa, per la saggistica, o anche semplicemente la scrittura di articoli, è che è una forma di comunicazione univoca. Quello che voi scrivete e quello che quelli che vi leggono, sono esattamente la stessa cosa. Non c'è assolutamente un filtro. Magari ci sarà un lavoro redazionale da parte della redazione che elaborerà il vostro testo, rivederà il vostro testo, ma il lavoro e il risultato di quel lavoro è una questione univoca. Quindi quando voi scrivete un romanzo, un racconto, un articolo, il lettore che è poi il vostro editore e il lettore che è il vostro pubblico effettivamente fruiscono quell'articolo che avete scritto nella stessa maniera. In realtà invece nell'ambito del fumetto, della scrittura seriale per la televisione, nell'ambito della scrittura per il cinema, nell'ambito della scrittura per i videogiochi, la scrittura assume un valore diverso. Perché va in direzioni diverse e deve parlare con nello stesso documento a persone diverse. Questo che significa? Che quando io vi faccio l'esempio del fumetto perché è molto diretto, per me è il punto in cui ho la maggiore esperienza. Quando voi scrivete un fumetto, scrivete uno script, una pagina di sceneggiatura che deve essere in primo luogo una comunicazione nei confronti di chi poi la disegnerà. Sapete come funzionano i fumetti generalmente? Quando non si tratta di un autore unico, che ne so, come Givi, di solito c'è un gruppo di autori che ci lavorano, uno che fa la sceneggiatura, lo script, e un disegnatore che prende quello script e lo trasforma in immagini. La trasformazione in immagini, specie nel fumetto italiano a francese, non è affatto arbitraria. Lo sceneggiatore di fumetti è molto specifico, entra molto nel dettaglio delle inquadrature, della composizione della pagina, del numero di vignette, di quello che si vede all'interno delle vignette e dei dialoghi. Tutto quello che rimarrà della sua scrittura, che il pubblico leggerà direttamente, saranno i dialoghi. Tutto quello che è invisibile, cioè che è quella scrittura di produzione, quella scrittura che è l'architettura della pagina, come l'architettura della sequenza di un film o di una serie televisiva, rimane nascosto. Il che non significa che non c'è o che non ha rilevanza. C'è, ha rilevanza enorme, ma è un problema perché il pubblico non lo capisce. Quindi immagino che vediate molte serie televisive, giusto? Vi fate lo scrupolo di sapere chi ha scritto ogni singolo episodio della vostra serie televisiva preferita? A volte, non sempre. Sì, però se compri un libro sai sempre chi l'ha scritto. Anche con i fumetti è uguale. Certe volte vai a vedere i credits di chi l'ha scritto, certe volte no. Ma se compri un libro sai sempre chi l'ha scritto. Perché la scrittura di un libro è diretta alla presenza dello scrittore. La scrittura di uno sceneggiatore invece certe volte viene tralasciata. In realtà anche in una serie televisiva che sembra per esempio estremamente omogenea, prendiamo Game of Thrones, la scrittura di Game of Thrones non ti dà l'impressione di essere scritta da molte persone diverse come serie. In realtà è scritta da molte persone diverse che poi hanno uno showrunner che rende tutto omologato e ha anche regie diverse. La scrittura seriale tende a eliminare questa voce, ma in realtà se voi poi andate a guardare all'interno ci sono tante voci diverse sempre. Ora, che cosa significa scrivere nelle doppia direzione? Che esiste un proto-linguaggio, un linguaggio alla base che non ha niente a che spartire con la bella scrittura, ma che ha molto a che spartire con una scrittura efficace che poi trasformata diventa qualcosa di efficace. Che significa? C'è una sceneggiatura particolarmente famosa di Tiziano Sclavi che si chiama Le Memorie dell'Invisibile, un albo di Dylan Dog, viene ritenuto uno degli albi più belli di Dylan Dog. Tiziano Sclavi è uno straordinario scrittore di prosa, se vi capita di recuperare i suoi romanzi narrativi, a parte che trovate un tesoro perché lui ha chiesto a Mondadori di bruciare tutte le scorte che non verranno ristampati mai, ma in più so nei romanzi che
voglio dire, Tiziano Sclavi è l'unica persona che conosco che sta nelle antologie delle scuole medie e dei licei, quei racconti, quindi è strano stringere la mano a qualcuno che sta nelle antologie scolastiche. È veramente un grande scrittore. Le sue sceneggiature per i fumetti erano sceneggiature particolarmente elaborate. Questa sceneggiatura, che si chiama appunto Memoria dell'Invisibile, è anche trovabile in rete, scansionata, e comunque era stato messo il file. È una sceneggiatura particolarmente divertente, che è diventata famosa e ha creato i mostri, perché in 94 pagine di script Tiziano inizia un rapporto personale col disegnatore, che a poco diventa un elemento narrativo. Quindi apre con Piove Casertano, che è il nome dello sceneggiatore, Piove, e per tutta la storia gli inizia questo rapporto che è effettivamente letteratura. Tutta quella roba lì, per quanto bellissima da leggere, non serve a niente a noi come tipo di scrittura, è una roba disfunzionale. Tutti gli aspiranti sceneggiatori che hanno letto quella sceneggiatura di Tiziano Sclavi hanno preso il difetto a non capire che la scrittura per qualcosa che deve essere trasformato nel versante che va verso chi poi quell'immagine le deve trasformare, non deve essere alta letteratura, deve essere una letteratura funzionale. Ogni volta che faccio un corso di sceneggiatura reale, cioè tecnico, la prima cosa che dico è: se voi andate a descrivere una scena, io voglio sapere dove ci troviamo, a che ora e com'è l'inquadratura. Non me ne frega niente che tu usi una bella scrittura per descriverlo. Al disegnatore, il disegnatore guarda quella pagina e cerca di ottenere semplicemente le informazioni che gli sono necessarie per trasformarle in un'immagine. Quindi, apertura, siamo in un parco, è mezzogiorno, piove. Tutto quello che gli serve. Non vogliamo sentire la pioggia cade sugli alberi, vogliamo sapere che piove. È una scrittura estremamente brutale e estremamente poco raffinata, che deve essere estremamente efficace. Quindi nel momento in cui voi vi confrontate con un tipo di scrittura che non c'è, cioè che il lettore, che lo spettatore, che il pubblico non vedrà, la prima cosa che dovete fare è uccidere il vostro ego di scrittori. La bella frase che serve per comporre l'immagine e che non verrà pubblicata non serve a niente. Le belle frasi riservatevele, se ce le avete, per i dialoghi. Quindi dov'è la scrittura invisibile? Generalmente la scrittura invisibile sta dentro la regia, sta dentro lo stacco di montaggio, sta dentro la gestione dei tempi, sta nella maniera in cui voi costruite il cosa, il come, al servizio del cosa che avete stabilito in fase di soggetto. Questa scrittura può essere estremamente stressante per chi arriva lì a scrivere, perché si ha l'impressione di non riuscire a uscire fuori, a dare il proprio impianto, perché poi il disegnatore, il regista o il game designer prenderanno quello che voi avete scritto e lo trasformeranno. Adesso, in Italia e nel mondo esistono vari modi di approcciarsi alla scrittura di produzione. Se noi prendiamo per esempio in esame il cinema è in assoluto, il cinema e la televisione, l'ambito in cui ci si sente più squalificati al mondo. Nella scrittura di produzione, nella scrittura invisibile per il cinema, allo sceneggiatore viene richiesto di dare il minor numero di informazioni visive possibile. Quindi se ci dà la scena che andiamo a raccontare, la scena di un parco, lo sceneggiatore cinematografico si limiterà a scrivere: siamo in un parco ed è giorno, se è giorno. Non entrerà nel dettaglio di quel parco, non racconterà quel parco, non dirà neanche le sensazioni che quel parco deve suscitare. Di più, non lo farà neanche con i protagonisti. Se deve descrivere il protagonista della sua storia in una roba per una serie televisiva o una roba per un film, dirà: è un uomo sui 45 anni, ben vestito, fine delle informazioni che può dare. Per assurdo, ogni informazione visiva che uno sceneggiatore dà in fase di script per il cinema viene vissuta dal regista come un'invasione di campo nei confronti del suo lavoro, perché nel cinema e nella televisione, nell'ambito in cui le parole vengono trasformate in immagini visive in movimento, la dittatura è della regia, quindi è il regista che decide tutto, che decide l'aspetto visivo del film. Non fate mai l'errore, andando a scrivere, a preparare una sceneggiatura cinematografica, di dilungarvi in aspetti visivi, ve le rifiuteranno immediatamente. Di contro, nel fumetto la situazione è esattamente opposta. In Italia, grosso modo, ci sono quattro grandi nazioni che producono fumetti al mondo: Italia, Francia, Giappone e Stati Uniti d'America. Queste sono le quattro grandi scuole.
L'Italia non è manco messa male nell'ambito di queste grandi scuole, abbiamo una traduzione molto lunga, abbiamo una produzione molto lunga e abbiamo fumetti che vendono tantissimo, anche rispetto a, che ne so, gli Stati Uniti. Tex, abbiamo fatto il conto per il Guinness dei primati recentemente, è il fumetto che nella storia dell'umanità ha venduto di più. Farid, ma è Tex. Più di One Piece, per intendersi, che veniva ritenuto il fumetto più venduto, ma Tex sono 60 anni che è il fumetto più venduto d'Italia e ha avuto picchi che vendeva 600.000 copie al mese per 60 anni. One Piece sono 10 anni che esiste, è vero che c'ha dei picchi, ma non c'ha quel tipo di continuità. Comunque dicevo, in Italia e in Francia in particolare la scuola di scrittura dei fumetti è dominata dallo scrittore. Questo che significa? Che lo scrittore, lo sceneggiatore, determina le inquadrature, la formazione della pagina, la gabbia della pagina del fumetto e tutto quello che nel fumetto c'è. Questo in America non succede perché negli anni 50, quando Stan e Jack, Stan Lee e Jack Kirby, hanno iniziato a produrre fumetti e hanno rivoluzionato il settore del fumetto americano. In realtà, ancora prima con la DC, ma sono Stan e Jack a rendere il sistema metodo. Stan Lee era così oberato di scrittura, così oberato di testate da portare avanti perché era nel momento d'oro della sua vita, che inventa questo metodo per cui lavora su dei grossi plot. Quindi dice, da pagina 5 a pagina 8 i Fantastici 4 si menano con questo divoratore dei mondi. Tra parentesi, Jack, fai tu. Jack si metteva lì, si metteva al tavolo, creava Galactus, creava il suo araldo Silver Surfer, immaginava le scene, immaginava il combattimento e tutto il resto. Poi a Stan Lee tornavano le pagine e aggiungeva i dialoghi sulla base dei disegni. Per tantissimo tempo il fumetto americano ha seguito questa procedura, alcuni autori americani ci lavorano ancora oggi, mentre nel resto del mondo, in particolare in Europa e in Francia, la dittatura era sugli autori. Noi siamo dei profondamente dei nazisti come sceneggiatori di fumetti. Ci piace avere il controllo, riteniamo sclavi, diceva che disegnatori non è gente, cioè, so degli esseri che hanno una mano dotata di un qualche tipo di sapienza, ma per tutto il resto varrebbe la pena buttarli. Non condivido l'opinione, però fa molto ridere. E quindi noi facciamo un tipo di sceneggiatura che è veramente pedante. Un mio collega, che credo insegni anche qui, che è Tito Faraci, riesce a, per 94 pagine di script di un fumetto, a produrre sceneggiature di 300 pagine. Vuol dire che sei andato ben oltre quello che dovevi dare. Ci stanno descrizioni di vignette di Alan Moore. Non so se avete letto Watchmen, qualcuno di voi. La descrizione della prima pagina di Watchmen, che è una pagina a 9 vignette e so tutti i dettagli, sono 3 pagine di descrizione di Alan Moore. 3. Cioè, anche una scimmia avrebbe capito che cosa doveva disegnare su quelle pagine. Beh, Alan Moore è uno sceneggiatore che vorrebbe non avere un disegnatore che gli trasforma, cioè vorrebbe avere il controllo, avere la dote di poter disegnare per evitare. Perché? Perché è quello che vi dicevo prima. La scrittura invisibile genera frustrazione perché è cedere il controllo a qualcun altro nella realizzazione finale dell'opera. Quindi il controllo è quello che poi noi vogliamo tutti quando andiamo a raccontare una storia, perché noi siamo quella storia, noi siamo quella voce, noi sappiamo quello che raccontiamo, quindi ognuno di noi si inventa i propri trucchi per controllare chi poi le trasformerà per immagini. In alcuni ambiti, come nel fumetto italiano, è un po' più semplice, in altri è difficilissimo, come nel cinema, per cui tu magari scrivi lo script più bello del mondo, poi vedi quello che fa il regista riportando la scherma e te vorresti ammazzare. Io, per esempio, ho tantissimi trucchi sul come gestire la gabbia. Sono uno che dà non tantissime indicazioni a livello di inquadrature, da quelle basilari, ma poi lascio la libertà al disegnatore di divertirsi all'interno di quel rettangolo che è la vignetta. La sequenza delle vignette, il modo in cui sono disposti nella pagina, so il mio terreno sacro, se il disegnatore le cambia mi sentirà per settimane mentre gli urlo «Perché hai cambiato quella cosa? Non capisci che la mia gestione del tempo passa solo attraverso quella vignetta?» Così. L'esercizio da fare, se siete interessati a scrivere fumetto, se siete interessati a scrivere televisione, è riuscire a capire come trasmigrare le informazioni. E questa è una chiave base nel momento in cui vi scrivete parallelamente a quello che poi il pubblico leggerà. Ovvero sia,
Allora, nello scrivere la trasmigrazione delle informazioni è la chiave sempre. Cioè, una storia funziona nel momento in cui il vostro lettore capisce quello che succede. Capisce quello che succede perché le informazioni che gli avete passato sono corrette. Se le informazioni sono confuse, contraddittorie, non esposte chiaramente, il lettore si perde e non capisce quello che stiamo raccontando. E questo vale per Kerouac, come per Hemingway, come per Stephen King, per qualsiasi tipo di scrittore. Nel fumetto la prima difficoltà è far capire al disegnatore che cosa deve disegnare e quali sono le informazioni. Io sono pedante, cioè io vado dal disegnatore e gli dico: questa cosa è importante, cioè trattate le persone come degli stupidi, dategli tutte le informazioni chiave subito, le informazioni di luogo, di tempo, di inquadratura, di che cosa si deve vedere, e specificate sempre qual è il centro narrativo. Recentemente sto realizzando una serie che si chiama Ringo, c'è il primo numero in edicola, andate a comprarlo. Recentemente ho chiuso uno degli ultimi numeri, l'11, e ho avuto molto a che ridire col disegnatore, perché è un disegnatore bravissimo che non riesce a capire mai qual è il centro della narrazione. Il problema era mio, nel senso, io in una vignetta ho messo: Ringo getta l'arco a terra e si avvicina al lupo, e nella prossima si avvicinerà al lupo a mani nude. Sono stato così stupido da non ricordarmi di scrivergli: è importante che il dettaglio che Ringo getti l'arma a terra si veda, perché il centro narrativo era che il personaggio che guarda la bestia selvaggia che lo vuole attaccare decide di non combattere con arma, ma di confrontarlo a mani nude, in senso animale, bestiale, una forma di rispetto del guerriero, lascia andare l'arco e va a mani nude. Il disegnatore non ha capito, perché non stava nella mia testa e a margine c'erano dei problemi di comunicazione tra me e lui, e l'arco cade fuori campo. Nel momento in cui l'arco fuori campo, il centro narrativo di quella vignetta non esiste più e quella scena intera crolla, non funziona più niente. Quindi il bello scrivere lo buttate via. Se dovete scrivere per qualcuno che deve interpretare le vostre cose, dovete immediatamente capire quello che voi volete che quel fotogramma, quella particolare scena, quella particolare vignetta rappresenti. Qual è il centro narrativo? Io quando dico come creare le storie, proprio andando a smontare quello che volete fare. Quando pensate a una storia, il mio consiglio sempre è: generalmente le storie ci arrivano già semilavorate. Cioè ci arriva un'idea che assomiglia a quasi a una storia. Poi noi andiamo a cercare di sistemarla fino a ottenere una storia completa. Prima di andare al livello finale, cioè di andare a finirla, il mio consiglio sempre quando si scrive è: smontatela prima. Portatela in un vicolo scuro, strappategli tutti i vestiti addosso e violentatela. Perché la storia è una roba che 9 su 10, quell'idea che ci avete avuto è qualcos'altro. È qualcos'altro che esiste già, che è già stato scritto, che già aderisce a un archetipo narrativo, a un tipo di struttura. La consapevolezza di che cosa state scrivendo è uno strumento che vi aiuta tanto a ribadire l'archetipo quando vi serve, quanto a tradirlo quando ce n'avete necessità. Se non avete la piena consapevolezza di quello che state scrivendo, tutto diventa difficile. Per cui quello che vi dico del capire sempre, ogni singolo momento, qual è la chiave narrativa di quello che si sta facendo, è perché non si butta mai via niente. Cioè, ogni scena di ogni storia deve avere un perché significativo, altrimenti state a sprecare parole, e nel caso, se fate fumetti o fate cinema, state sprecando e facendo fatica a persone su cose che non hanno valore e state rovinando la vostra storia. Quindi il fumetto, anche se poi voi non vorrete fare fumetti o non vorrete fare serie televisive, è un ottimo esercizio, perché permette di focalizzare con forza qual è il centro narrativo e di tutta la storia e dei singoli momenti. È un esercizio che aiuta, perché chiaramente è un medium di sintesi, e come medium di sintesi costringe e permette di arrivare all'essenzialità. Ora, nella fase appunto della scrittura invisibile, tutto questo sta tra voi e il computer. Voi cercate di passare le informazioni a chi dovrà interpretare le vostre parole, e dovete farlo con uno stile di scrittura quanto più piatto e non fraintendibile possibile. Una volta ottenuto questo, potete iniziare a prendervi il lusso di andare a elaborare. Come elaborate? Generalmente con i dialoghi. E qui arriva la seconda fregatura, perché a quel punto, frustrati di aver tolto tutto,
non pienamente sicuri che il vostro stile emerga dalla storia che avete deciso di raccontare, dal modo in cui decidete di raccontarla e dal tempo che avete deciso di dare alla storia, che è un elemento fondamentale in realtà stilistico, finirete per prendere e infilare dialoghi ovunque. Perché? Perché la parola scritta dice che voi ci siete. Una delle classiche critiche che mi fanno come autore è: ma qui ci stanno 10 pagine mute, sai che fatica che hai fatto? No, le 10 pagine mute sono le più faticose che ho scritto. Le 10 pagine mute comprendono intanto uno sforzo forte per capire se le informazioni che ho dato al disegnatore sono sufficienti e quindi lui trasporta in immagini quello che mi serve, perché quello che lui deve trasportare in immagini poi deve veicolare le informazioni al lettore. E in più c'è la necessità di trattenere la tentazione di mettere dialoghi ovunque per mettere la propria voce e fidarsi del fatto che le immagini veicoleranno la mia parola. C'è un fumetto mio particolare che si chiamano due albi, che si chiama La redenzione del samurai e I fiori del male. Sono due storie ambientate nel Giappone feudale, disegnate da un disegnatore straordinario che si chiama Andrea Accardi. Lavorare con Accardi per me è una fortuna totale, perché è un disegnatore talmente dettagliato, talmente bravo, talmente accurato in quello che disegna, che io dico sempre, quando mi capita di parlare di queste opere, che lavorare con Accardi, se lui disegna un cespuglio, quel cespuglio è la mia scrittura. Cioè, nel modo in cui lui ricostruisce il mondo del Giappone feudale, c'è più scrittura di quanto io potrò mai mettere in didascalia o nei dialoghi. In un linguaggio ibrido come quello del fumetto, come quello del cinema, si basa sulle immagini. Questa cosa va accettata. Le immagini non sono un nostro avversario che si contrappone e ci fa nascondere a chi guarda l'opera, ma sono il nostro miglior alleato. Dietro ogni immagine ci siamo noi, al pari del regista che l'ha ripresa o al pari del disegnatore che l'ha disegnata. Se non si arriva a capire questo, si tenderà a cercare di sovraccaricare l'immagine con il dialogo. Tanti bravi fumettisti scrivono troppi dialoghi perché pensano che così usciranno fuori le loro qualità letterarie. C'è un fumettista particolarmente famoso che si chiama Neil Gaiman, che ha creato un personaggio che si chiama Sandman per la DC Comics, che era un bravissimo fumettista con fortissime aspirazioni letterarie. Tant'è vero che quando ha finito Sandman poi ha smesso di fare fumetti, è andato a fare romanzi, dove è un buonissimo scrittore, è anche un romanziere di successo, ma Gaiman e Sandman in particolare nella sua opera è un po' una palla come fumetto. Cioè, è un fumetto che passa principalmente attraverso la qualità e la presenza dei dialoghi di Gaiman. Tant'è vero che Gaiman era talmente, tra virgolette, egocentrico, che i disegnatori che venivano presi per Sandman erano sempre delle scarpacce atroci, perché doveva superarlo, cioè non doveva fare in modo che mai il disegno offuscasse la parola. Quindi ho letto numeri di Sandman che facevo: Dio, ti prego, non riuscirò a sopportare un'altra pagina di questo scempio. Però i testi erano molto belli, però lì non è mettersi al servizio. Ci sono, tra le più belle storie al fumetti che ho letto, alcune sono completamente mute e sono scritte, sono meravigliosamente scritte da uno sceneggiatore che ha capito che in quel caso la parola veniva servita dalle immagini. Se non si arriva a capire questa cosa, scrivere per dei linguaggi ibridi diventa molto difficile, perché si entra in un rapporto fortemente conflittuale con la trasformazione delle proprie immagini. E alla fine, invece di collaborare insieme per creare qualcosa di migliore, si creano dei polpettoni inutili dove si cerca di apparire nonostante tutto. In più c'è sempre il rischio che si diventa didascalici, nel senso, 9 volte su 10 l'immagine ti mostra tutto quello di cui hai bisogno, se l'hai scritta bene. Cioè, se io, ritornando alla scena dell'arco, avessi raccontato bene al disegnatore che si doveva vedere l'arco che cadeva in terra, il disegnatore avesse interpretato bene quello che volevo io e l'avesse disegnato con chiarezza, non c'era la minima necessità che il mio protagonista dicesse basta combattere con le armi o roba del genere. Una buona storia di Tex, quando, che ne so, Tex è il fumetto didascalico per eccellenza. Perché? Perché
si ritiene che il fumetto debba essere letto dal più umile degli illetterati a Umberto Eco. Tex si pone come primo obiettivo il più umile degli illetterati, cioè bisogna che lo capiscono tutti, perché è un fumetto che vende tanto. Più tanto vendi, più la necessità di essere capito da tutti diventa dominante. Il fumetto in generale, i fumetti di successo ragionano sul meccanismo del linguaggio largamente condiviso, che tende ad appiattire la ricerca del linguaggio, perché ogni volta che tu prendi una scelta stilistica, una sintesi particolarmente forte, prendi un pezzo del pubblico e lo butti via. Sergio Bonelli ci aveva come regola interna quella che le cose vanno spiegate 3 volte. Io ho sempre detto no, non è vero, c'aveva ragione Sergio. Mi rendo conto, lavorando su un personaggio che vende davvero tanto come Dylan Dog, certe volte ti ritrovi con dei lettori che non hanno gli strumenti cognitivi per capire pienamente la storia, o non gli prestano l'attenzione semplicemente. Quello, noi spesso e volentieri diamo un'attenzione enorme a quello che scriviamo, ovviamente lo stiamo scrivendo noi, e quindi crediamo che il lettore darà la stessa attenzione che gli abbiamo dato noi, e che quindi quella vignetta o quel singolo dialogo in cui il personaggio dice quella cosa così importante basterà a far capire la sequenza, perché è chiaramente importante, il lettore l'ha letta con attenzione e quindi tutto sarà chiaro. Il lettore l'ha letta probabilmente mentre stava sul tram con una mano così, con una signora accanto e controllava il cellulare. Quel balloon forse l'ha saltato. Quindi ci sta pienamente che la reiterazione del concetto permette a un prodotto, specie seriale, specie di massa, di essere capito di più. Le vedete mai le fiction Rai? Sono una bella scuola le fiction Rai. Fanno schifo, ma sono una bella scuola. Le fiction Rai, se voi vedete le fiction Rai, pensate, ma questi che fanno sta roba, ma sono cretini, cioè so della gente che... No, è che sanno il loro pubblico, sanno che il pubblico, al di là del cosa, e quindi i vari orgoglio, pregiudizio e tormento e pincopallo, al di là del cosa, loro capiscono che il linguaggio di quelli che guarderanno quelle fiction sarà un linguaggio che dovrà essere decodificato da un pubblico molto anziano, un pubblico distratto, un pubblico che ci avrà le immagini che passano in sottofondo mentre fanno altro, e che la capacità di reiterare il concetto e di far capire la storia a tutti ne decreterà il successo. Quindi se voi guardate un film e quel film vi fa sentire stupido perché vi sta a dire per la sesta volta la stessa cosa che avete capito alla prima, non è un problema del film, è un problema vostro, state a vedere il film sbagliato. Però per molte persone è quello che serve. Quindi, di nuovo, la scrittura seriale e la bella scrittura non necessariamente vanno di passo. La scrittura raffinata generalmente non è, non sempre è quello che serve per un tipo di prodotto massificato di massima utenza. Capire il proprio pubblico e capire se poi ti va bene, io per esempio per le fiction Rai non ci sapevo scrivere perché mi sentirei frustrato a farlo, è un passo di maturazione importante nel percorso del capire che tipo di scrittori vogliamo essere. Poi rimaniamo sempre di fondo, se uno fa la scrittura sua, perfetta, esattamente come la vuole lui, c'è una cosa che si chiama letteratura. Ci sei tu, il tuo foglio e le parole che ci metti sopra. Poi devi litigare con l'editore che devi trovare per pubblicare. Però quella è la forma più assoluta e più pura in cui nessuno ti verrà a sindacare. Il che non significa che sia più nobile. Significa che in quel contesto quello è la forma di scrittura che vi permette di non dover accettare compromessi. Litigherete con l'editor, litigherete con la vostra casa editrice, ma la scrittura in sé è di una purezza rispetto a le scritture combinate che è difficilmente raggiungibile. Se però la televisione o il fumetto vi interessano, e vi dovrebbero interessare perché sono dei linguaggi fantastici, dovrete accettare che qualsiasi passaggio di scrittura voi mettiate in piedi sarà frutto di che arriverà alla pubblicazione, arriverà a essere girato, sarà frutto di una serie di compromessi, e che quei compromessi certe volte vi incazzerete, ma sono necessari.
Quindi se andate a scrivere, lo fanno ancora incantesimo? Eh? È finito, vedi quanto c'ho questo problema pure io con... però se andate a scrivere una fiction Rai e vi diranno no, sta cosa bisogna spiegarla 3 volte, voi non siete le persone più intelligenti del mondo che pensano ah no, ma basterebbe una. C'hanno ragione loro. L'arroganza del arrivare a pensare che quel prodotto è fatto male perché le persone che lo fanno non capiscono è appunto arroganza, nel senso quelle persone odiano come voi quello che fanno. Però lo fanno. Conosco questa sceneggiatrice di Don Matteo, mi pare, che lei si diverte tutte le volte che scrive balliamo, perché nel codice di Don Matteo balliamo significa abbiamo fatto sesso. E quindi ogni volta un personaggio dice abbiamo ballato, lei fa siamo trasgressivi. E si odia per gli script che fa. Però sa che ha fatto una scelta di carriera, di lavoro, di tutto, nella speranza poi che un giorno scriverà qualcos'altro, che la fa lavorare così e con la consapevolezza piena che il sessantenne non l'apprezzerebbe troppo un linguaggio diverso, comunque andrebbe a perdersi. Detto questo, torniamo ai fumetti. Rapido riassunto di come si fanno i fumetti. C'è un'idea? Un'idea che può venire da un'idea a sé, cioè ammettiamo che volete fare una graphic novel, un fumetto vostro, allora lì è facile, nel senso non facile tra virgolette, però non vi dovete confrontare con niente. Oppure c'è un'idea al servizio di un personaggio preesistente. Quest'idea deve diventare un soggetto. E qui torniamo a quanto detto prima, il soggetto. Ogni volta che mi arrivano dei soggetti di Dylan Dog o delle cose che curo io ne butto più della metà senza nemmeno leggerli. Perché? Perché ti arrivano soggetti di 30 pagine in cui si fanno tutti gli errori possibili. Tipo un giallo e non mi fai sapere chi è il colpevole, perché che te lo dico all'inizio, ti rovino il colpo di scena. Ma io non sono il tuo pubblico. Io sono la persona che deve valutare se quella storia è buona o meno. Non voglio essere sorpreso dal colpo di scena finale, voglio avere tutti gli elementi per capire di che tipo di storia stiamo parlando. Quindi, se mi doveste... Qualcuno non ha visto Il Sesto Senso, perché so che esistono i nazi spoiler. Ok, facciamo conto che l'avete visto tutti e se non l'avete visto, pazienza. Se mi dovesse arrivare il soggetto del Sesto Senso, io lo voglio sapere subito che Bruce Willis è morto. Non voglio spendere 20 minuti a leggermi il soggetto per arrivare al finale e fa oh, e poi scoprì che magari c'è una storia esattamente uguale e che se me l'avessi scritta all'inizio che Bruce Willis era morto ti avrei detto guarda no, ce l'ho già, ho letto le prime 3 righe, non va bene perché c'è una storia uguale in cui il protagonista è morto. Il soggetto è una roba brutta, non gliene frega a nessuno di leggere una roba con del bell'italiano con la frase ricercata. Ma al di là che io sono fan di Elmore Leonard e le frasi ricercate mi fanno schifo a prescindere, però non è quello il contesto per il bello scrivere. Quello è un contesto in cui il cosa prevarica il come. Io sono un grande maniaco del come, cioè per me puoi raccontare la stessa storia 100 volte, saranno 100 storie diverse se il tuo come è particolare. Però in fase di soggetto conta solo il cosa. I soggetti devono essere brutali, brevi e efficaci. Cioè devono essere sostenuti da una buona idea, devono arrivare al curatore, al redattore, alla casa editrice, in maniera che queste persone che non hanno tempo, sono sommerse di lavoro, hanno i cazzi loro, non gli va di fare quella cosa perché magari non sono pagati, la prendono e la leggono nell'arco di pochi minuti. I soggetti devono stare in una pagina. E questo vale pure per i film. A Hollywood si dice un film non verrà mai girato se non me lo puoi raccontare in 5 minuti. E non è perché Hollywood è stronzo e quello era un'esagerazione che metteva in scena Altman sui protagonisti. È così perché i produttori di Hollywood vanno a 1000 all'ora, hanno 1000 progetti su cui stanno lavorando, devono tenere in conto 1000 cose e hanno il fiuto per capire, si spera, in anticipo, se quel prodotto è buono o meno. E quindi arrivi lì e mi dici c'ho sta storia su questo che cerca di ristrutturare il suo rapporto con la moglie ma in realtà è morto, figa. Oppure no, ce l'ho, ma se lo devo scoprire dopo 40 pagine di soggetto
già partiamo malissimo. Quindi, il soggetto, brutale, semplice, efficace, scritto in maniera sintetica e diretta. Date la precedenza all'idea, alla bontà dell'idea. Facciamo finta che avete mandato il vostro soggetto e che stiamo facendo un fumetto. Una volta che il soggetto è stato approvato, il soggetto va scritto, deve diventare uno script. Adesso io ho le mie regole, che sono solo le mie. Altri ce n'hanno diversi. La mia regola principale è che uno script di un fumetto, come una sceneggiatura cinematografica o televisiva, se il fumetto è di 94 pagine, la lunghezza della sceneggiatura deve essere di 94 pagine. Se un film è di 120 minuti, la lunghezza della sceneggiatura è di 120 pagine. Punto. Una pagina a pagina, uno a uno sempre. Un minuto di pagina è un minuto di rigirato, una pagina di fumetto è una pagina di sceneggiatura. Questa è una regola personale, mia, che viene seguita da molti altri sceneggiatori, ma le regole, quelle che ci autoimponiamo, sono importantissime perché ci danno dei limiti che ci permettono di migliorare. Ogni volta che io mi rendo conto che sto facendo una pagina troppo lunga, la prima cosa che faccio è riduco il font. Quindi passo da font 12 a font 11. Quando passo a font 9 e so che il disegnatore che dovrà leggere quella pagina dovrà stare così, mi rendo conto che sto sbagliando, che probabilmente mi sono allungato troppo nelle descrizioni e che quindi posso tornare indietro e sforbiciare quello che sto scrivendo, perché devo aver dato da qualche parte delle informazioni non necessarie. Quindi torno indietro, riprendo il mio script e sforbicio fino a che non rientro in quella pagina. Non ci rientra, mi piaceva tanto, ma non ci rientra. Pazienza, è andato, ciao. Fai la fine di Kevin Costner nel Grande Freddo, sul pavimento della moviola. Una volta fatto questo, si inizia a scrivere. Quindi che significa? Che si prende il soggetto e va distribuito. Ora, in linea di massima, a meno che non state facendo una graphic novel, che sembra il regno del facciamo come ci pare, in linea di massima sappiamo già a prescindere quante pagine saranno il nostro fumetto. Se lavoriamo in ambito del fumetto seriale Bonelli, le pagine saranno 94, se è una pubblicazione regolare della Bonelli. In queste 94 pagine deve essere distribuita la nostra storia. Ora, io sono uno scrittore che ha 20 anni di esperienza e vado a orecchio. Ci andavo a orecchio pure 20 anni fa, però 20 anni fa ci prendevo le pizze in faccia, nel senso che sbagliavo. Sbagliavo il ritmo, sbagliavo, arrivavo lungo, arrivavo corto, mi ritrovavo a pagina 94 e madonna, ma ancora non ho rivelato il colpevole. Oggi, 20 anni dopo, mi capita molto di rado di sbagliare la lunghezza scrivendo orecchio. In linea generale però, per chi inizia, io consiglio sempre di farsi uno schema. Quindi prendi il soggetto, vedi le scene di cui è composto e decidi la lunghezza a prescindere di quelle scene. Ti tieni una marginalità per cui dici vabbè, qui ho messo 10 pagine di scazzottate, magari possono diventare 6 come possono diventare 12 se c'è una necessità, o qui c'è una lunga scena di dialogo, mi tengo una marginalità di poter girare, poi mi pretengo l'appunto mentale che se mi allungo da qualche parte mi dovrò richiudere da qualche altra. E a quel punto c'è uno scalettone. Una delle serie che è più ferrea su questo comportamento è Diabolic. Diabolic ti arrivano, si soggetti... Vi ho detto che il soggetto deve stare su una pagina? I soggetti Diabolic sono di 30 pagine. Ci stanno sempre le regole e poi ci stanno sempre le controindicazioni. Se lavorassi per la storina e vi pensessi a parlare solo di Diabolic, vi direi i soggetti su Diabolic devono essere lunghi. A Diabolic un soggetto di una paginetta è bello spunto. Adesso mandami il soggetto. Però Diabolic ha delle necessità. Le Giustani erano le due sorelle che hanno creato Diabolic. Erano delle persone estremamente minuziose, estremamente attente a tutti i dettagli. Ogni trucco su Diabolic comporta riunioni. Riunioni che si fanno in redazione, che ci si siede, è il trucco della macchina che si alza sulle cose. L'abbiamo usato? Controlliamo. E controllano nello schedario se c'è il trucco della macchina che si alza sulle pedane. Calcolate che Diabolic, se tu mandi un trucco, te lo pagano. Mandi un trucco in redazione, un trucco che loro non hanno usato, ti mandano 20 euro, come la settimana enigmistica per le barzellette che pubblicano. Però è una serie davvero difficile. Per esempio Diabolic è la serie più difficile che io abbia mai scritto in termini di scrittura, è tipo il Cobra Kai delle sceneggiature.
Tornata a bomba. Ci avete questo soggetto, lo dividete per grandi scene, dividete le pagine che pensate di distribuire e poi iniziate a guardare quelle sequenze. Al naso, l'equilibrio delle sequenze già vi dovrebbe dire come funziona la storia, dove dovete andare. Dovete scavare ancora. E quindi prendete la singola sequenza e iniziate a dividerle per pagine. La cosa che dovete capire è che tipo di informazioni devono essere veicolate da una parte al lettore e da una parte al disegnatore. Una volta stabilite le informazioni che devono essere veicolate al disegnatore, al lettore, a quel punto diventerà la chiave, diventerà come le veicolo queste informazioni attraverso un medium che usa le immagini. Per esempio, se voi volete fare una sequenza che si apre a Venezia alle 7 di sera sulla laguna, ci avete bisogno della didascalia che dice Venezia ore 7? Basta far vedere nell'inquadratura un orologio, se non volete metterci la didascalia. Già questa è una raffinatezza. Cioè, già questa ci dovete riflettere se il vostro pubblico lo capirà o meno. Se guardate tantissime serie televisive o film di spionaggio, ogni volta che staccano c'è Istanbul, e vedete Istanbul, che è chiaramente Istanbul l'inquadratura, va a vedere Istanbul, il sole, e sopra Istanbul. E ti dicono Istanbul, l'orario e il posto dove stai. Perché? Perché il pubblico è disattento. Si distrae oppure non sa che quella è Istanbul. Cioè, o magari non riconosce Venezia. Calcolate che le didascalie di tempo e luogo, che so, quelle didascalie che ti dicono nel frattempo nel deserto dell'Arizona, sono state eliminate da Berardi nel fumetto italiano nel 1968, grosso modo. Cioè Ken Parker, creatura di Berardi, è stato uno dei primi fumetti italiani a dire il lettore ci arriva da solo a capire che abbiamo cambiato posto e è un momento diverso nel tempo. Volete sapere quanto ha venduto Ken Parker? Niente. Il didascalismo aiuta a vendere. Non vi sto a dire che è bello, vi sto a dire che è così. Cioè che tantissime cose dei Tex, se siete lettori dei Tex che vi annoiano magari, sono necessarie e le andate a toccare, il pubblico vi si rivolterà contro. Io non le metto le didascalie su Tex, tempo e del luogo, e ci avrò il lettore di Tex che si lamenterà con me perché non ha capito, e ci avrà forse pure ragione. Cioè, comunque quello che dovete riuscire sempre a capire è se quell'immagine che avete scelto permette al lettore di capire le informazioni che volete passare. Quindi io vi dico, se dovessi fare quella cosa di Venezia, penso che Venezia la conoscono un po' tutti. Se ci metto un bello orologio di quinta, capiscono pure l'ora, non mi sento in dovere di metterci la didascalia. Però sono abbastanza convinto che qualche lettore guarderà quella pagina e farà boh e andrà avanti. E non avrà capito lo stacco. Quindi è una valutazione di rischio. Ogni volta che andate a farla dovete stare molto attenti. Perché dall'altra parte scrive proprio i fumetti per i sottotitolati. Tipo Tex dà un pugno, e nella vignetta vediamo Tex che dà un pugno. I fumetti, alcuni dei miei fumetti preferiti degli anni 70 della Marvel, tutta la run di Claremont e gli X-Men, che per me è un capolavoro, però era pieno di Nightcrawler si teletrasporta, e c'è il disegno di Nightcrawler che si teletrasportava. Prego. Sì, volevo dire, ma forse nel caso di Tex potrebbe anche avere, diciamo, una contingenza con il genere che Tex rappresenta, cioè a livello cinematografico? Sì e no, nel senso Tex si rifà all'West di John Ford. Sì. Io non so quanto conosci John Ford come regista. Ho visto Ombre Rosse. Ombre Rosse è un film di una modernità, negli stacchi temporali, nella scelta delle inquadrature, che non è quella del fumetto tradizionale italiano. Mm-hmm. Cioè, per quanto Berardi, quando va a fare Ken Parker, si rifà al western, quello degli anni 70, quindi il West, quello della controcultura, il West Sam Peckinpah, di cose. Però il linguaggio di Ford, è per quello che poi è uno dei padri del cinema, rimane di una modernità, di un'essenzialità e di una mancanza di didascalismo che in realtà non so propri del fumetto popolare. Però perché il fumetto popolare fa così, è così? Ma anche la televisione, anche il cinema di cassetta, perché vengono ritenuti, a torto ragione, o storicamente comunque a ragione,
dei linguaggi che venivano fruiti dalle fasce culturali più basse. Quindi il fumetto era letto dai ragazzini che lo leggevano nelle strisce e se le mettevano nelle tasche, dagli illetterati, dal redneck americano. E da una parte è vero, cioè, se io prendo uno dei miei scrittori preferiti, che è Stephen King, anche leggendolo in italiano, King c'ha un linguaggio che, per quanto io adori la sua voce, per quanto adori il cosa che mette in scena, il linguaggio di King è basilare. Cioè, la scrittura di King è una scrittura da fuoco e la tribù, il gruppo che si risiede intorno al fuoco e si sente raccontare una bella storia. Un bel panino, un bel hamburger, raccontami qualcosa, zio Stephen, sono contento. Poi se voglio leggere una scrittura pulita, me leggo Salinger, me leggo Bret Easton Ellis, il mio scrittore preferito è Bret Easton Ellis. Però è chiaro che Bret Easton Ellis non potrà mai vendere quello che ha venduto Stephen King, perché quella scrittura non concede abbastanza, non viene mai incontro a un pubblico così basso. Io guarda, è un anno e mezzo che gestisco Dylan Dog. E Dylan è il mio primo personaggio in cui me ne trovo coinvolto, che è un personaggio che mi ha messo davanti a un pubblico di 130.000 persone. Io venivo da un pubblico massimo delle cose che facevo che si aggirava tra le 30 e i 40.000 lettori. Quando mi sono trovato davanti a un pubblico di 140.000, che in realtà era di più, perché era fatto, Dylan è arrivato a vendere 600.000 copie nel corso della storia. E tanti continuano a parlarne, pure quelli che hanno smesso di leggerlo, comunque lo avvertono come qualcosa del loro passato e spesso ne lo commentano. E io sbaglio gli stati su Facebook su Dylan Dog. Cioè, uno stato su Facebook fatto per me in maniera limpida sulla pagina di Dylan non viene capito. Non viene capito, ma non perché la gente è stupida, è perché la gente è tanta. E quindi vai a parlare dal super nerd che presta un'attenzione disumana pure troppo a quello che scrivo, a quello che legge e fa, oh, vedi sto coglione. Al che io, una cosa che cerco di mantenere come autore e continuo a mettermi in discussione. Io con Sergio Bonelli ci ho litigato fino a che poi non è morto, litigato bonariamente. Ma gli dicevo, Sergio, il nostro linguaggio è troppo vecchio, Sergio, dobbiamo andare da un'altra parte, dobbiamo muoverci su queste cose. Più invecchio e più capisco determinate cose che non ci aveva torto, perché rispetto a me, Sergio sapeva qual era il volto della bestia con cui si confrontava. Cioè, Sergio sapeva che cosa significa davvero fare un prodotto per un pubblico massificato. Io facevo fumetti per un gruppo di nerd. I nerd erano molto attenti, quindi non c'avevo. Io facevo fumetti per il mio popolo, ma il mio popolo era oggi che i nerd, che la cultura nerd sta diventando massificata, che gente come Josh Whedon è andata al potere e quindi scrive film per proto nerd, incomincia a esserci un po' di questa cosa. Però comunque, anche per esempio nel caso di Whedon e compagnia, probabilmente c'è un errore di fondo, cioè ultimamente la cultura americana e anche la cultura italiana è sempre più dominata da persone come me che credono che tutti quelli che le guardano sono persone come me, quindi che prestano un'enorme attenzione a cose che i miei padri, i miei nonni non prestavano attenzione per nulla. Cioè per me Guerre Stellari è una faccenda seria. Se mi metti a far parlare di politica ti posso dire dai cazzaramo, ma se parliamo di Guerre Stellari, oh, calmino, eh. Però mi rendo pure conto che questo tipo di scrittura incomincia a generare dei problemi, nel senso poi il grande pubblico non gliene frega veramente niente di alcune cose, non presta la stessa attenzione, un certo tipo di narrazione, un certo tipo di sfumature non vengono colte perché effettivamente non sono rilevanti. E allora ci stanno dei prodotti che tu lo guardi e fai, ma come quel prodotto ci ha avuto successo? È una stupidaggine, l'hanno replicato un miliardo di volte, c'ha un linguaggio così semplice, che cosa? Eppure è andato bene perché è riuscito a intercettare qualcosa. Prendiamo, che ne so, prendiamo un prodotto bello, Dottor House, l'avete visto? Dottor House è una grande serie, è scritta molto bene, però è una serie vecchia, la continuity all'interno di Dottor House è una continuity molto... molto sobria. Mia madre, che è sempre l'esempio negativo meraviglioso per qualsiasi persona che faccia qualcosa, mia madre si accende la televisione e fa, ah, c'è Dottor House, e si guarda la montagna di Dottor House come sta a schiaccio.
Mia madre si guarda una puntata di Lost o di Game of Thrones e fa: Robè, mi scarichi quelle prima, non ci sto a capire niente su sta cosa. E questo non era morto? Sì, è tornato in vita. Quando? No, niente, che si è spostata all'isola. Lost, Dottor House, Lost, Game of Thrones, tutte queste serie della nuova generazione televisiva, della nuova scrittura americana, sono serie per nerd. Sono serie per nerd che prestano piena attenzione. Perché Netflix sa fare questo esperimento di date un click per scaricare tutta la serie lo stesso giorno? Perché così tu non c'hai il rischio di perdertela. Cioè, una volta, negli anni 70, i telefilm si facevano in maniera che fossero totalmente delle unità narrative proprie. Quindi sta schiaccio, vedi, una puntata di sta schiaccio, è uguale se ne vedi una dopo. I personaggi non evolvono, non vanno da nessuna parte, sono cristallizzati in quel momento e permette di essere pienamente fruibile. Idem per Tex. Tex, lo compri oggi, il tuo primo Tex, e lo leggi. Amabile. Compri un fumetto mio oggi e fai, eh? Devo aprire Wikipedia e andare a controllare che è successo prima. Perché non si capisce. E da una parte è figo. Cioè, ah, guarda, la continuity con i supereroi americani, le cose e tutto il resto. Dall'altra parte io mi taglio fuori tutti i lettori che non ho preso sul primo numero. Ma perché gli americani, per esempio, nel fumetto americano fanno un reboot ogni 5 anni? Prendono, piallano l'universo narrativo e te lo riraccontano da capo. Per due motivi. Primo, perché la parte interessante dei fumetti dei supereroi purtroppo sta tutta nel mito e non sta mai nello sviluppo. E il secondo motivo è perché perdono i lettori, perché c'è una normale entropia di persone che si distraggono e poi non riescono più a entrare nella narrazione. Quindi non entri più nella narrazione e non capisci più. Tex è più forte dell'Uomo Ragno in termini di venduto dei fumetti, poi il cinema ha trasformato le cose diverse. Perché è stato sempre uguale. Cioè, io quando andavo a scuola di fumetto ero il classico cacacazzi che oggi starebbe su Facebook a dire: la Bonelli è sempre uguale, Tex da 60 anni che è uguale, cambiamolo, ammazziamo Kit Carson. Sbagliato. Ma Tex è perfetto così com'è. Non lo tocchi di una virgola e lui continua a vendere. È come gli AC/DC, per ogni 60enne che smette di sentirli c'è un 14enne che inizia. Gli AC/DC fanno lo stesso album dal quarto. Ho sentito adesso il disco nuovo e è sempre lo stesso. Bellissimo, lo compro subito. Allora, dicevamo, soggetto separato in pezzi. Mo adesso vi sembrerà molto brutale, come se fosse una scienza certa. In realtà è solo un metodo, uno dei tanti. Però è un metodo che quando stai davanti a quella roba spaventosa che è la pagina bianca ti aiuta. Soggetto, lo dividi per le pagine che c'è a disposizione. Capisci, in base, lo dividi sulle scene che ti servono in base alle pagine che c'è a disposizione. Chiaramente ci devi mettere un po' di discriminante, devi capire quali sono le scene che hanno bisogno di più aria e quelle che puoi contrarre. A quel punto lavori dentro le scene. Qui la scrittura diventa doppia. Devi andare a dire al tuo disegnatore o al tuo regista quello che ti serve da vedere visivamente in maniera da passare le informazioni e devi iniziare a mettere il livello di lettura per il pubblico, quindi attraverso i dialoghi per passare effettivamente quelle informazioni che con le semplici immagini non puoi passare. Fatto questo ti ritroverai grosso modo, no, qui non devi necessariamente dividerli per pagine ancora, però è importante che ci metti dentro. A quel punto le dividi per pagine, una volta che sai le cose. Le dividi per pagine e fai la sequenza di 10 pagine, i due personaggi parlano, qui stanno camminando per strada, entrano dentro casa, si siedono e la scena si chiude con John che fa una rivelazione a Philip. Stacco, perché di ritmo mi serve che ci sia uno stacco, e andiamo da un'altra parte. Ora hai distribuito lo spazio, se stai facendo fumetti devi distribuire le inquadrature. Qui è dove quelli che fanno cinema o televisione non arrivano. Il lavoro di uno sceneggiatore cinematografico o televisivo si ferma qui. Cioè, John e Philip camminano per strada, entrano dentro casa, si siedono, scrivono i dialoghi e il loro lavoro si chiude qui. Tutto quello che è oltre, la scelta delle inquadrature, la scelta degli stacchi tra un'inquadratura e l'altra, l'andiriviene delle inquadrature, è il lavoro di chi poi mette il visivo. Uno sceneggiatore dei fumetti in realtà fa il lavoro del regista. Quindi deve averci cognizioni di che cos'è un campo, di che cos'è un controcampo, di che cosa sono i piani, di come funziona il ritmo dei piani. Ci sono delle regole base che sono l'ABC della narrazione per immagini, quindi noi sappiamo che uno stacco brusco tra un piano e l'altro generalmente crea
un problema visivo e quindi lo usi solo se vuoi ottenere un certo tipo di effetto emotivo, se no non passerai mai da un primissimo piano a un campo lungo, a meno che non sei Sergio Leone, perché quelle sono regole che poi le violenti e poi ottenere cose fighe. E quindi inizi a descrivere ogni singola vignetta andando a dire l'inquadratura, il tipo di espressione che c'ha il personaggio, la battuta che c'ha il personaggio, fino a poco effettivamente la storia non viene fuori. Chiaramente non vi posso fare un corso di come si fa i fumetti in 2 ore, però il meccanismo è grosso modo questo. All'interno di quella roba che avete scritto ci deve essere tutte le informazioni per il disegnatore e tutte le informazioni per il lettore. Se qualcosa non si capisce avete sbagliato voi, sempre. Cioè, non è mai il lettore che sbaglia. Se la sequenza non si capisce c'è qualcosa che voi non avete dato come informazione. Quindi tornate indietro e cercate di capire. Io veramente il trucco basilare, quello proprio scemo, che ti fa sentire uno stupido quando lo fai, è prendi un evidenziatore e segnati le cose. Cioè segnati che cos'è importante che venga narrato. Che cosa si deve vedere, qual è il tema della storia? Che cosa si deve vedere in questa scena perché si capisca? È importante che venga sottolineata con le parole o bastano le immagini a farla capire? Le immagini sono abbastanza forti per far capire che questa cosa è abbastanza forte? Una volta stabiliti questi elementi, il resto della storia diventa semplice da scrivere. Il resto della storia è solo sbatte la testa sul come. Però sbatte la testa sul come è il mestiere. Cioè, è la fatica, il guardare, il leggere. Io spero che qualsiasi linguaggio voi decidiate di utilizzare siate ossessionati da quel linguaggio, perché se no, ve lo dico prima, non ce la farete. L'ossessione è la misura che ti trasforma da uno che dice voglio fare le cose a uno che le fa. Esempio musicale, Slash non è nato col cilindro e i capelli lunghi, Slash è nato che da 5 anni c'aveva una chitarra in mano e non ha smesso di suonare alla fine 17, tutti i giorni. E è così che fa i fumetti, è così che lo scrive, è così che fa la regia. Una pagina di sceneggiatura buona significano tonnellate di pagine di sceneggiatura di merda che non avete pubblicato. Tonnellate. Se siete fortunati o sfortunati, le iniziate a pubblicare quando sono di merda. E quello non aiuta mai. O aiuta, dipende. Io però riguardo le cose mie vecchie di 20 anni fa e vorrei ammazzarmi per un po' di cose che ho pubblicato. Però scrivere tutti i giorni è la base. Scrivete tutti i giorni, poi se volete fare fumetti, scrivete tutti i giorni e confrontarvi con un disegnatore. Perché il primo controllo che ci avrete è se le informazioni che passate a lui, se quella scrittura invisibile di cui parlavamo, effettivamente funzionano. E se il disegnatore non capisce, o se il disegnatore ha problemi, statela a sentire, tipo, una lamentela tipica di disegnatori è mai messo 2 azioni in una singola sequenza. E questa è la prima cosa che uno scrittore che non ha mai fatto fumetti non capisce. Ma il disegnatore può disegnare un gesto, uno, non ne può fare 2, non è animazione, non è cinema. Io per esempio lavoro, è un paio di anni che lavoro con un autore che si chiama Mauro Zeo. Mauro è un regista che scrive anche, però ha iniziato a fare fumetti seriamente con me. Ancora oggi ce li dico perché le sceneggiature mi arrivano e Mauro mi fa: questa è una scena rallent in cui vediamo il braccio che si sposta, e io, sempre una vignetta unica, ma cioè è sempre un disegno fermo. Poi l'illusione tra una vignetta e l'altra decrea il movimento, ma è sempre un disegno fermo. Per esempio ci stanno cose sceme che sono delle insidie tipiche del fumetto, le voci fuori campo. Un classico è stacco e vediamo un palazzo e ci stanno delle voci fuori campo che parlano. Ora, già se ne metti 2, il lettore non capisce chi sono questi 2. Perché 2 voci fuori campo, tu nel cinema c'hai la voce. Lì è sempre la stessa parola. Errore tipico che fa uno sceneggiatore inesperto, ma in realtà pure qualche sceneggiatore esperto, la vignetta successiva che cosa fa? Non parla quello che parlava nella vignetta precedente in fuori campo. Quindi il lettore è totalmente perso. Non c'ha nessuno strumento che gli permette di capire che il dialogo precedente non era di quello della vignetta successiva. E questo è il classico errore che fai perché non stai pensando per il linguaggio che usi. Nel fumetto non c'è l'audio, non c'è la voce che leggerà quella battuta. Al cinema lo puoi fare una cosa del genere. Non è bello comunque, ma lo puoi fare. Nel fumetto proprio non lo puoi fare, è un errore di grammatica del fumetto. Una cosa importante che non vi ho detto. Se decidete un vostro linguaggio d'adozione, poi non traditelo per le vostre aspirazioni.
se volete fare fumetti, cercate di capire quali sono le cose che rendono il linguaggio fumetto speciale e diverso da tutti gli altri e usatele. Nel senso, prima abbiamo parlato di Watchmen. Watchmen è un fumetto che al di là del suo cosa, che è fantastico, e del come evidente, cioè la qualità dei dialoghi, il modo in cui l'intreccio si snoda, la gestione dei tempi, Watchmen è un fumetto che non è praticamente riproducibile in maniera completa al cinema o in altri medium, perché la struttura della gabbia di Watchmen è scrittura. Non so quanti voi l'hanno vista, ma la struttura della gabbia di Watchmen è ogni pagina sono 9 vignette identiche in un fumetto che è fortemente dominato dal concetto di tempo. Moore ha scelto quella gabbia perché quella scansione di 9 vignette identiche per più di mi pare quante pagine so, erano albi da 48 pagine per 12, per svariate centinaia di pagine, dava un'idea temporale precisa, una gestione del tempo precisa e matematica. Will Eisner ha speso tutta la sua vita a cercare di ottenere un fumetto che non fosse riproducibile su altri medium, cioè soluzioni visive che non fossero riproducibili. C'è una famosissima tavola di Will Eisner in cui si vede lo spaccato di un palazzo. Nel margine in basso a sinistra, immaginate un palazzo che occupa tutta la pagina, spaccato, diviso per piani. Nella pagina in basso a sinistra si vede un uomo che entra nel palazzo da qui. Il primo piano terra rappresenta già una vignetta e c'è l'uomo che pensa. Lo riseguiamo al secondo piano e quindi l'ordine di lettura viene seguito da l'occhio, segue l'ordine di lettura in naturale all'interno della tavola ma guidato dai pensieri. Pensa ed ogni piano è una vignetta che sale. Ritroviamo l'uomo sul tetto del grattacielo visto nel spaccato e poi lo troviamo nell'ultimo punto in cui cade l'occhio, cioè quando si è lanciato giù dal palazzo e spiaccicato a terra nel margine in basso a destra. Quella è una roba che non la puoi fare da nessun'altra parte, è propria del fumetto. Come i reality show sono la migliore espressione della televisione, per quanto facciano schifo, perché non sono riproducibili su altri media, non funzionerebbero alla radio, non funzionano in teatro, non funzionano al cinema, ma funzionano solo in TV. Come altre forme narrative sono proprie del loro media d'appartenenza, ugualmente gli strumenti del fumetto sono propri del fumetto. Andare a cercare di aggirarli per fare letteratura, per fare cinema o per fare teatro, cosa per esempio Eisner ha sbagliato, cioè sbagliato tra virgolette, però è stata una debolezza nel corso della sua carriera, squalifica voi e squalifica il medium di appartenenza che avete scelto. Se volete fare letteratura, immagino che molti di voi vogliono fare letteratura, fate letteratura, non fate fumetti. I fumetti è una cosa in cui l'ego della scrittura deve essere messo al servizio di questo linguaggio che comprende scrittura e disegno. Oppure se sapete disegnare fate tutte e due, che è fantastico. E allora, se non c'è altro vi ringrazio.